Fortnite ha deciso di rovinare il Winterfest 2022 ed infatti all'interno di questo video vi andrò a spiegare per quale motivo questo evento è stato rovinato e andremo anche a vedere tantissime altre novità. Prima di iniziare voglio regalare un oggetto dallo shop ad un fortunato fra di voi che ovviamente si è iscritto al canale con la campanella attiva, lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Ecco a voi il fortunato di oggi, andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui classica, facciamo conferma, acquistiamo un dono. Invio regalo in corso, vediamo se gli arriva questa skin. E dono inviato, quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin. Dono effettuato ovviamente utilizzando il codice creatore Daccini. Quindi mi raccomando, se anche tu utilizzi questo codice, aggiornalo ogni 14 giorni o prima. E soprattutto mandami la foto, taggami su Instagram. In questo modo sarai ripostato nel prossimo video. Partiamo subito, come detto in precedenza, all'interno di questo video vi andrò a spiegare il motivo per cui Fortnite ha rovinato il Winterfest. Ma oltre a questo, come detto, andremo a vedere alcune novità arrivate in questi giorni che arriveranno anche con l'arrivo del nuovo anno qui all'interno del gioco. Quindi mi raccomando, vi consiglio di guardare il video dall'inizio alla fine, ovviamente per scoprire tutto. Prima di far ciò andiamo a vedere alcune novità che Fortnite ha annunciato che arriveranno con l'arrivo del nuovo anno, ovvero del 2023. Perché con l'arrivo del nuovo anno, oltre tantissime novità, nuovi aggiornamenti e tanto altro ancora, Fortnite ha annunciato anche il nuovissimo pacchetto crew del mese di gennaio, quindi il pacchetto crew che andranno a ricevere tutti i giocatori al cambio dello shop il primo di gennaio. Infatti eccomi qui a schermo la presentazione ufficiale di questo pacchetto crew, che sarà appunto il primo del nuovo anno, e questa sarà la skin che andranno a ricevere tutti i possessori di questo pacchetto, ovvero l'abbonamento mensile di Fortnite. Quindi se possedete l'abbonamento, non vi andrà a scadere a breve, andrete a ricevere automaticamente al cambio dello shop il primo di gennaio questo pacchetto, che sarà composto dalla skin, lo zainetto e anche un piccone. Quindi avremo questi tre oggetti, eccovi qui a schermo tutto quanto il set del pacchetto crew del mese di gennaio. Abbiamo anche un gameplay di tutto quanto il set in partita, lo state vedendo a schermo. Ecco come si andrà a presentare questa skin una volta che appunto l'avremo sbloccata e l'andremo ad utilizzare in gioco. Quindi comunque a parer mio una skin molto molto bella, ci sta come skin del pacchetto crew dell'abbonamento mensile. Fatemi sapere, come già detto in precedenza, la vostra qui sotto nei commenti. Passiamo avanti, perché adesso vi vado a mostrare un'immagine di un segreto che Fortnite non ci ha mai voluto rivelare. Ormai, come sapete, il capitolo 4 è stato rilasciato da quasi un mese, ma abbiamo ancora alcuni segreti che erano presenti nello scorso capitolo nella vecchia mappa che Fortnite non ci ha mai rivelato e mai ci andrà a rivelare probabilmente. Purtroppo con l'arrivo di questo capitolo 4 non abbiamo mai scoperto cosa c'era sotto la statua di fondazione, ovvero la statua di The Rock. Infatti sotto la statua di The Rock nella mappa del capitolo 3 era presente questa sorta di bunker blindato, che però la Epic alla fine non ci ha mai rivelato cosa c'era all'interno di questo bunker. Di solito appunto anche il bunker del capitolo 2 Fortnite ci rivelò cosa c'era al suo interno, ma in tutto l'arco del capitolo 3 non siamo mai riusciti a scoprire cosa c'era appunto all'interno di questo bunker che era posto sotto la statua di fondazione. Purtroppo non lo sapremo mai, perché il capitolo 3 è ormai andato, siamo al capitolo 4, abbiamo anche cambiato mappa, quindi è molto probabile che non scopriremo mai cosa c'era all'interno di questo bunker posto sotto la statua di fondazione. È un vero peccato, perché tantissime persone se lo chiedevano, ovviamente magari poteva essere qualcosa legato alla storyline, perché sicuramente un bunker non poteva essere messo lì per caso, quindi non era stato fatto a caso sicuramente. Forse Fortnite, per affrettare i tempi e con l'uscita del capitolo 4, ha deciso di non celarci mai cosa si nascondesse all'interno di questo bunker. Quindi se nel capitolo 3 eravate curiosi di questo bunker e sapere cosa si nascondeva al suo interno, la brutta notizia è che probabilmente non lo sapremo mai. Fatemi sapere qualche vostra teoria, secondo voi cosa c'era all'interno di questo bunker, perché Fortnite l'ha messo, perché come detto sicuramente non l'ha messo a caso questo bunker sotto la statua, ma purtroppo evidentemente ha deciso di non mostrarci mai cosa ci fosse al suo interno. Prima di continuare voglio ringraziare tre persone che mi hanno mandato la foto e taggato su Instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa con il mio codice creatore Daccini.
Quindi grazie mille a queste tre persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video all'interno di Instagram, mandatemi la foto o ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale. E grazie mille ancora alle tre persone di oggi che mi hanno supportato con il mio codice creatore. Passiamo avanti perché, come detto inizio video, Fortnite ha deciso di rovinare, fra virgolette, il Winterfest. Infatti l'evento di Natale è iniziato dal 13 di dicembre, quindi siamo già da una quindicina di giorni all'interno di questo evento che durerà fino all'inizio di gennaio, quindi qualche altro giorno ancora per entrare nel capanno, ottenere i regali e tanto altro ancora. Ma stranamente Fortnite nella giornata di ieri, come ci va a scrivere questo leaker, ha deciso di rimuovere alcuni oggetti natalizi presenti in mappa. Ad esempio come il pacco regalo che potevamo lanciare, ci dava un'arma di rarità alta, e oltre questo ha rimosso anche il lanciapalle di neve. Quindi non si sa per quale motivo Fortnite il 27 di dicembre, quindi solo due giorni dopo Natale, ha deciso di rimuovere già questi oggetti, anche se l'evento del Winterfest andrà a scadere a inizio gennaio. Quindi purtroppo in mappa non troviamo più questi oggetti a tema Natale che erano stati introdotti proprio in occasione di questo evento e vengono aggiunti ogni Natale. Purtroppo la Epic ha deciso già di rimuoverli con largo anticipo, non sappiamo ancora per quale motivo, ma non vi preoccupate perché invece tutto quanto il resto del Winterfest, ovvero la cabina dei regali, tutti quanti i regali da aprire, tutte quante le ricompense, saranno invece disponibili fino ai primi di gennaio. Quindi se avete ancora dei regali da aprire, saranno disponibili ancora fino al 3 di gennaio. Mi raccomando, affrettatevi, anche se manca un po' di tempo ancora. Comunque ancora non sappiamo il motivo per cui Fortnite ha deciso di rimuovere tutti gli oggetti natalizi all'interno della mappa, come ad esempio il pacco regalo e il lanciapalle di neve. Fatemi sapere la vostra e soprattutto cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa decisione da parte di Fortnite di rimuovere gli oggetti del Winterfest dalla mappa con largo anticipo, perché Natale è passato solamente da due giorni. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Mi raccomando, non dimenticate di riscattare tutti i regali del Winterfest, perché avete tempo ancora fino al 3 di gennaio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte le novità che abbiamo visto all'interno di questo video. Noi ci vediamo ad un prossimo video.